Oggi è il 24 luglio 2018. Questo vuol dire solamente una cosa, soltanto una. Quando si arriva in questo periodo dell'anno, la mia mente va diritta a quello che è il giorno 25 del mese di luglio, cioè domani, un mercoledì, qualsiasi, per tante persone, meno per me, perché è il mio compleanno. Domani compio 26 anni e ufficialmente entro più vicino ai 30 rispetto ai 20. Che cosa potrebbe succedere nella giornata di domani? Nella giornata di domani la Juventus potrebbe farmi un regalo. Potrebbe regalarmi un giocatore che ho amato in maniera viscerale, forse un pochino anche omosessuale per l'affetto che avevo nei suoi confronti. Ovviamente sto scherzando, non fatevi strane idee. Però Leonardo Bonucci in questo momento è vicino al ritorno a vestire la casacca della Juventus. La bomba sparata ieri sera su Sport Italia da Crescitello e Pedulla, che insomma mi lascia un attimino spiazzato, sono confuso. Non capisco come sia possibile una cosa del genere, soprattutto perché Bonucci e la Juventus non si sono lasciati benissimo. Bonucci e la Juventus, difatti, hanno avuto, ma più che altro Bonucci e i tifosi. Cioè, quando Bonucci è andato via, gran parte della tifoseria non voleva reagire in maniera eccessiva. Una parte stupida della tifoseria ha augurato la morte al figlio, e qua stiamo uscendo dai campi del calcio, perché secondo me questo è un comportamento che non può verificarsi mai per calcio giocato. L'altra parte della tifoseria, quella più sana di valori, quando Bonucci è arrivato allo stadium l'ha fischiato. Ecco, conoscendo Leonardo, io non l'avrei neanche fischiato, perché so che i fischi da sempre gli danno la carica, è la sua dinamo, producono energia all'interno del suo cervello, delle sue sinapsi, e difatti Bonucci ci ha fatto gol allo Juventus Stadium. Quindi diciamo che non si sono lasciati benissimo, perché Bonucci dopo il gol ha deciso di esultare, dicendo che se i tifosi non l'avessero fischiato, lui non avrebbe esultato. Ha, diciamo, giurato amore al Milan, tra molte virgolette, perché l'amore l'aveva giurato prima alla Juventus, ma parole da capitano, da leader, che dovrebbero pesare di più rispetto a quelle espresse alla Juventus, dove effettivamente non è mai stato il capitano in carica. Lo sarebbe stato assolutamente al termine del ciclo Buffon, Chiellini, bla bla bla, però a tutti gli effetti è sempre stato un personaggio importantissimo nello spogliatoio, ma un leader carismatico, uno che a parole ci ha sempre messo la sua, ma sicuramente non è mai stato il capitano, ma questo mi pare ovvio specificarlo. Domanda: come si potrebbe risolvere la diatriba con Allegri? Vi ricordo che Bonucci, secondo ricostruzioni fantascientifiche, se ne andò via dalla Juventus dopo la finale di Champions di Cardiff, persa appunto per colpa dei gol di Cristiano Ronaldo, che adesso è alla Juventus, perché nell'intervallo avrebbe litigato con dei giocatori, Bonucci, Dani Alves versus Mandzukic e Dybala, con Allegri che l'aveva spedito in tribuna do Porto, là sullo sgabellino, con Bonucci che non gli era andata giù questa cosa perché voleva essere decisivo, aveva iniziato ad alzare la voce, volano sberle con Dybala addirittura, e il risultato è che Dani Alves e Bonucci lo scorso anno hanno lasciato la Juventus. Io, prima di proseguire con il video, voglio farvi capire una cosa per quanto riguarda Leonardo. Ovviamente mi telefonano mentre faccio i video e quindi si interrompe tutto. Dicevo che stavo cercando una cosa che ho comprato l'anno scorso da uno di voi. Questa è una maglia di Bonucci, direi che non mi va benissimo perché dovrebbe essere una doppia XL, ma io una maglia di Leonardo Bonucci non ce l'avevo, non l'avevo mai comprata in tutti questi anni di permanenza alla Juventus, e paradossalmente l'anno scorso diversi tifosi della Juventus cercarono di disfarsene. Ecco, io invece l'ho comprata per aggiungere alla mia collezione, perché non ne possedevo una. Adesso la butto per terra, dove è giusto che stia in questo momento. E quindi io Bonucci l'ho amato con tutto me stesso, e forse sono uno dei pochi che sarebbe anche disposto ad accettare un suo ritorno, dal momento in cui uno decide di sposare la causa Juventus. Io sono la persona più contenta del mondo, ma solitamente i ritorni mi danno fastidio. Ma non parlo di ritorni come per esempio è stato quello di Matri,
Matera era stato ceduto perché il Milan quell'estate era arrivato con 15 milioni di euro, che era una super offerta per quanto riguarda il cartellino di Matera, ed era giusto cederlo. E probabilmente è stata la società la prima a dire è giusto cedere Matri, perché dovevamo innalzare il level up della squadra. Quella è stata una cessione che ci stava a tutti gli effetti. Quando poi Matri è ritornato, sotto esplicita richiesta di Allegri, è stato perché era un'occasione di mercato, un prestito, e ritrovare un giocatore come Matri, di cui avrò dei chili di maglie, probabilmente non qua ma nell'armadio che ho giù, è stato bellissimo per me. Io Matri l'ho adorato, l'ho amato anche lui, è stato il capocannoniere del mio primo scudetto, è stato il mio bomber, io ho un mucchio di foto in cui faccio così, sono veramente ricordi bellissimi quelli di quell'anno, i primi anni di Conte, veramente qualcosa di stupendo che rimarrà per sempre nel mio cuore, nella mia testa, nel mio cervello, nella mia persona. Ma Pogba, un altro nome che si sta facendo, Vidal, che probabilmente non tornerà alla Juve, si parla di Inter, di Napoli, anche se lui forse è quello che è rimasto più tifoso di tutti in assoluto di Juventus. Lo stesso Bonucci, è come se tornasse Dani Alves. Sono giocatori che sono andati via dalla Juventus per scelta. Io, se un giorno dovessi mai avere la possibilità, per qualche strano motivo, sicuramente non da calciatore, di poter entrare nella Juventus, dovrebbero spararmi per farmi andare via di mia spontanea volontà. Sicuramente non sarò mai io a chiedere di andare via dalla Juventus, ma io parlo con il cuore da tifoso, sono parole da tifoso pure queste. Però Bonucci si è spesso alzato, innalzato, esposto, dicendo di essere tifoso della Juventus. Decide di tenere in scacco Marotta, perché la sua cessione l'anno scorso è stata sotto costo, perché 42 milioni di euro, se ci pensate, per Leonardo Bonucci, che l'anno scorso era definito da tutti il miglior centrale difensivo italiano e forse il massimo, il secondo nel mondo dopo Sergio Ramos, non poteva valere solo quella cifra. Ad oggi si parla di Rugani 50 milioni, per dire, e questo già è comico. Però è sicuramente stato sottopagato, perché Bonucci ha tenuto in scacco Marotta dicendogli io me ne voglio andare e voglio andare lì, c'hanno i soldi, quest'anno stanno facendo la squadrona per vincere, voglio andare lì, voglio essere l'uomo corso del Milan. Arrivi al Milan, diventi capitano, e poi cosa succede? Fai gol alla Juventus, esulti. Ci sono tante, troppe cose che non tornano, che sono illogiche. Certo, la Juventus potrebbe arrivare a Bonucci come parziale contropartita di Higuain, ma con un Ronaldo già acquistato, un Rogani in uscita e tanti soldi che sono stati spesi, perché sappiamo tutti le cifre di Cristiano Ronaldo, ne abbiamo già parlato, sappiamo benissimo che dobbiamo cedere Higuain per ragioni di bilancio, solamente per l'ingaggio, e allora Bonucci non mi torna. Praticamente il giochino sarebbe Rugani Higuain fuori per Ronaldo Bonucci dentro, che per l'amor del Signore, a livello tecnico, tattico e di formazione, avresti un'impennata della qualità e della tecnica fuori dal comune, perché è uno scambio che non sta né in cielo né in terra, cioè ci guadagni per forza di cose. Però, dovresti spendere tantissimi, tantissimi soldi, perché alla fine l'ingaggio di Ronaldo è atomico. Quindi io mi aspetto una Juventus che cede Rugani, una Juventus che cede Higuain, e Rugani viene rimpiazzato da Caldara, che è già in casa, e quindi le offerte fantomatiche da 30 passa milioni per Caldara vengono rifiutate, come è stato fatto. Non mi aspetto l'arrivo di un altro centrale difensivo. Io adorerei Godin, ma lo dico dall'inizio del mercato, sarebbe il mio profilo ideale. Però Gonzalo va monetizzato. La cosa più facile di tutte, l'ho scritto ieri sulla pagina Facebook, qua sotto in descrizione tutti i link per i social network, sarebbe cedere Higuain al Chelsea, che per adesso è la soluzione preferita anche della Juventus, per sbloccare l'uscita di Alvaro Morata. Un altro ritorno fantomatico che, di cui si sta parlando, torna alla Juve. Ma chi ce li ha 60 milioni da spendere per un altro attaccante? E abbiamo un milione in panchina. Magari tornasse Morata, uno di quelli come Matri, che se n'è andato non per colpa sua, la recompra del Real Madrid ce l'ha imposto. Magari Morata, magari Alvaro, che mi ha fatto gol in finale di Champions ed ero lì.
però sono cose che vanno al di fuori. Quindi Higuain al Chelsea sblocca Morata che può andare al Milan e mi dispiacerebbe, però il mercato è questo, il calcio è questo, dove spero che rimanga Bonucci dato che adesso ha riconquistato l'Europa. Non so se sperare di riavere Bonucci che rimanga al Milan, che vada al PSG con Buffon, perché nel momento in cui Bonucci torna alla Juve e si richiede alla BBC, io allora a questo punto prendo il telefono, faccio una telefonata, chiamo Parigi, gli dico: ehi, ascolta, presidente del PSG e del Qatar, ridammi Buffon, perché se quest'anno succede che vinciamo quella maledetta coppa, ci sono tutti i giocatori storici della rosa della Juve, ne manca uno solo, chi è il capitano? Ma no, ma dai, ma come si fa? Quindi sono un po' confuso. Questa notizia mi confonde, come mi confonde sapere che la Juve ci sta provando per Pogba, Milinkovic, Savic, come mi ha confuso vedere che la Juventus ci prova per Marcelo. Secondo me è tutto niente di fatto questo, al contrario di Ronaldo che aveva una sua logica e c'erano troppi dettagli. Qua di dettagli ce ne sono pochi. L'unico dettaglio che mi lascia un po' è il fatto che Fassone e Mirabelli si sarebbero opposti in prima persona a questa cessione verso la Juventus, perché giustamente dicono: l'anno scorso lo vado a rubare alla Juventus, tutti contenti di fosse il Milan, tutti tristi di quella della Juve, dopo un anno glielo ridiamo, poi magari neanche le stesse condizioni economiche. Definizione utilizzata a Sport Italia. Ci facciamo la figura degli scappati di casa. Ed effettivamente, se dovesse succedere una cosa del genere, gli unici a fare una brutta figura sarebbero per l'appunto i dirigenti del Milan, assieme a Leonardo Bonucci, che non perde mai probabilmente l'occasione per stare zitto.